Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraco, se preferite, qua c'è Sara con un ghiacciolo al limone, fa sentire il ghiacciolo al limone. Come al solito riesco a rendere il colore del ghiaccio da bianco a rosso. Ho mangiato quella alla marena. Comunque, rivincita mia con Team Super, perché la prima run con Team Super l'ho persa. Dire come un idiota e usare un eufemismo, mai fidarsi di un Veget blu di ability inferiore al 3. Ho trovato il quarto, quindi quando avrò le orbe lo potrò portare ad ability 3. Ma mai, mai fidarsi. Andiamo comunque a fare di nuovo la battaglia, non dovrebbe essere eccessivamente difficile. Ho buone aspettative a sto giro di farcela abbastanza facilmente. Allora. Gotenks 50 stamina, super 2. Easy, miriamo immediatamente l'uccisione nella fase 1 di Goten. Intanto Trunks dovrebbe crepare appena Goku lancia la special. 700.000 HP l'uno, niente di troppo pericoloso. L'unica cosa che può rompere è la fase 3, quando è Super Saiyan fisico. Tutto il resto è abbastanza sottotono come battaglia. Quindi vediamo di andare avanti ed eliminarlo abbastanza facilmente. Tra addition e altro lo si sfonda. La fase 3 è una rottura perché noi gli facciamo danno mentre è fisico, quindi dobbiamo leggermente stare attenti. Fai Veget. Il Veget amico naturalmente è stato preso full ability. Tendo sempre a prendere gli amici full ability per dare anche uno showcase di com'è il PG full ability. E sembra che stia lavorando questo Veget full ability amico. Lo sapevo che lo facevi, ci avrei scommesso Priscilla. L'avrei fatta anch'io. Ok, fase 2 Gotenks fisico. Anche qua mi preoccupo il giusto. Unica preoccupazione, questo Gotenks fisico può ridurre la difesa. Quindi comunque un attimino attenti. Abbiamo però Piccolo ha già il danno aumentato. L'ho portato in questa run per provarlo. A dire la verità voglio vedere quanto ha il danno aumentato, essendo appena essi a 10. Poi lo vedremo molto meglio all'interno della run con Super Int. Ah, 9000 danni. Può starci. Quanti ne fa? Ah, capisco. Ha 6 di critico se non erro. Fa malino. Anche questo farà malino. Ma non dovremmo avere problemi. Ha riduzione di difesa questa fase, quindi state attenti se parate con PG non eccessivamente forti. Questo è il mio Veget Blue che come al solito mi vuole un bene dell'anima. Se vi chiedete perché ho giocato Gogeta STR, semplicemente per avere un attimino di sicurezza in più. Mi spiego. Gogeta Int fa molti più danni, lo sappiamo, è molto meglio come PG dell'STR, ma essendo il nemico fisico, l'STR mi è parsa un'idea migliore, apposta per riuscire a tankare quel poco che serve per subire quei danni in meno. Tanto un danno data l'elevatissima riduzione avversaria, siamo lì. Ed eccoci infatti al round 3 contro l'unica parte difficile. Porella, l'unica parte difficile, mi fa una pena assurda. Ma secondo me non serve neanche curarsi, cioè sono davvero costernato per quanto male gli farò. Ma davvero molto costernato. E la 18 key anche parte. Ah, un po' più danno del previsto con i primi due attacchi, eh. Però dovremmo evitare qualsiasi cosa con la bella special di Goku. 141. Counter. Sì, lo so, ho sottovalutato i danni e se non era per questo counter me la sarei vista brutta. Purtroppo il fatto che ho fatto una sola run con Team Super
Si vede. Ho sottovalutato i danni di tipo un 12.000. Però era anche calcolato che ci potesse essere un counter. Sono curioso, 178 farà 300.000 danni circa. Più o meno. 264, ci sta. Ci sta. Ora, qui. Qui ci si diverte parecchio. Non ho bisogno di curarmi ancora. Usiamo un Baba. Non può fare 38.000 danni se abbiamo Baba. Una delle piccole sicurezze che ho nella vita. Come sono sicuro che Priscilla ha vinto il premio Nobel negli anni 70 per chimica? Non fatevi domande, è così. Infatti, iniziamo con i counter. La seconda barra dovrebbe andare giù. Mi è dispiaciuto un po' non trovarlo, era un PG carino da avere. Si riprova a luglio, non farò altre multi né altro. Ci stavano le multi che ho fatto per lui, ho trovato un Vegeta Blue, due Gotenks STR e un Kid Buu Tech che avrà il suo perché. Kid Buu Tech può essere utilizzato fantasticamente per aumentare l'SA dell'Int, quindi non mi ci lamento troppo. Ancora Buff Buu pare non esista per il mio account, dato che ho trovato più Kid Buu Tech che di Kid Buu STR, ma vabbè. Ma Veget fa comunque il suo sporco lavoro. Vediamo un po' Veget Blue cosa mi racconta. Ma non male. Qual è il mio? Il mio. Ho fiducia, ma fino a un certo punto. E infatti, Moon Addition. Ok. Passa alla GL, la GL le buscherà abbastanza. La GL le buscherà abbastanza. Abbiamo 200.000 HP. Abbiamo 200.000 HP. Ok, dovrebbero bastare allora. Facciamo fare un po' di counter a Vegeta Blue amico che ha critico maxato e più attacco del mio, mentre cerchiamo di buscargli, di fargliele buscare il più possibile. Abbiamo comunque un milioncino d'attacco con Goku, che male non è. Niente crit. Niente crit. Counterata anche questa. No, ho visto male. Ho visto male. Pensavo di aver visto il solito lag, invece no. Comunque i danni sono bassi anche in sta fase. Ha un 60-70% di reduction. Invece Brook continua a farmi schifo. Nonostante ce l'abbia Ability 3 e lo provi Ability 4, continua a non piacermi assolutamente. Ce sarò io, non lo so. Ho paura di sapere la risposta e sono io a non capirlo. Sono io a sfigare. Perché tutti, anche Feliciano, mi racconta cose bellissime, fuori dal torneo. Boh, non so dirvi, ragazzi. Qua potrei usare. Potrei utilizzare. Che c'è un altro di quelle bestie. Potrei utilizzare un Baba, ma dato che non chiudiamo in sto turno, preferisco, nel rischio di beccarmi di nuovo l'ennesimo fisico, di andare sul sicuro. Sai, non so, toglie ogni tipo di pericolosità. Mi siamo sicuri anche della special da 100.000 danni. Il rumore sottofondo è il ventilatore. Questo rumore sottofondo invece era Priscilla. Fa rumore sottofondo anche te, Sara? Questo rumore era Sara, che faceva la sirena della polizia o dell'ambulanza, quale delle due? La polizia.
andata più bene del previsto. Oddio, sculando molto si chiude in sto turno. Sculando troppo si chiude in sto turno. Si chiude in sto turno molto probabilmente. I danni di piccolo dovrebbero essere abbastanza alti comunque. Se questo è un critico, sono quanto? 100.000? No, 29, ok, no. Dovremmo chiudere. Chiuso nei 4 turni iniziali. Non me l'aspettavo. Pensavo di metterci 1 o 2 turni in più. Comunque, ho avuto la mia vendetta. Devo stare più attento nella fase 1. Per fortuna abbiamo counterato. Comunque, vinta con un po' di culo sto giro per un mio errore. Ma ci sta. Ci vediamo al prossimo video. Ora vado a provarlo con Super Int. Alla prossima.